Ragazzi, ho cambiato sistema audio, almeno ho cambiato il microfono. Questo qua è costosissimo, spero si senta bene sto giro. E la prova che ho fatto andava bene, fatemi sapere. Beh, dopo me lo riascolto, quindi magari mi toccherà rifarlo. Pillola numero 31. Oggi facciamo il multibody. Allora, ho già trattato l'argomento in una lezione molto lunga. Oggi farò una cosa molto sintetica per farvi capire cos'è il multibody, innanzitutto. Allora, il multibody è un metodo di progettazione semplificato. Vi permette di creare oggetti complessi partendo da una parte. E dico oggetti complessi intendo come assiemi, partendo, come ripeto, da una parte. Facciamo un esempio che magari è molto più chiaro che tante parole, come sempre. Disegniamo un oggetto qualsiasi. Un cilindro, classico classico, niente di che, alto centimetro. Bene, se andiamo a vedere qua nel nostro browser, vediamo i solidi e ne vediamo uno. All'interno vediamo le lavorazioni. Ora, se volessimo accoppiare qualcosa a questo solido, dovremmo fare un altro solido da un'altra parte e dopo in un assieme accoppiarli. Ma c'è un'altra strada in realtà. Creiamo un altro solido, quindi. Creiamo uno schizzo, anzi, facciamo le cose fatte bene. Creiamo un piano, distante un millimetro, e creiamo uno schizzo. Che, come vedrete ora, parametrizziamo sulla parte già fatta, sul body già fatto. Creiamo un offset, mettiamolo ed estrudiamo. Diciamo che andiamo dall'altra parte, andiamo un po' più corto. Ed ora siamo arrivati a questo punto, attenzione, ora dobbiamo fare una cosa importante, ossia dire ad Invento che questa estrusione fa parte di un altro corpo. Quindi indichiamo così e facciamo ok. Come vedete ora ho due solidi e il simbolino qua nel browser è cambiato, non è più una parte ma è un multibody, come viene chiamato. Ora se lo guardiamo, come potete vedere, è un anello che contiene un cilindro. Ora andiamo a fare uno schizzo sul cilindro giusto per farci capire la rotazione che faremo dopo. Estrudiamo, andiamo in sottrazione e adesso qua possiamo scegliere anche il body su cui lavorare. Ho un lapsus freudiano. Se io qua aggiungo anche questo col control, vedete che sto facendo l'estrusione di tutti i corpi, ma io posso anche sottrarlo, scusate, deselezionarlo, ed ora la lavorazione è semplicemente sul corpo, sul solido 1. Ah, notare che potrei anche scegliere il solido 2 e togliere invece la lavorazione al solido 1. Premiamo ok, lasciamola così. Ora gli oggetti sono fissi nello spazio perché non ci sono i vincoli nella parte. Nel multibody è tutto legato sostanzialmente da quelli che sono gli schizzi e i valori messi negli schizzi. Salviamo. Chiamiamolo lasciare scritto parte 1. Ok.
Allora, adesso ci sono due strade, ma sono sostanzialmente la stessa cosa, che vuol dire esporta la mia parte in un assieme, oppure fare assieme, esporta la mia parte in questo assieme. Facciamo la classica, quella più facile. Make component. Qui ti dice già innanzitutto dove vuoi salvare. E siamo nella stessa cartella di prima. Adesso qua aggiungiamo il nome che vogliamo dare e vabbè, chiamiamolo assieme. Ora in questa finestra dobbiamo scegliere i body che vogliamo esportare. Potremmo anche esportare molti meno molti. Potremmo esportare anche meno body di quelli che abbiamo creato. Ok, qua ci sono un po' di cose che generalmente non tocchiamo se non per un discorso di abaci o di quantità, ma per adesso andiamo avanti, facciamo ok. Ed eccolo qua. Ora, come potete vedere, ho due parti, solido 1 e solido 2, in un assieme. Ora già avete capito le potenzialità. È stato molto più semplice crearlo in parti, questo assieme qua, che creare una parte, dopo fare un'altra parte, ricordarsi le misure, accoppiarle, vincolarle. Però c'è una cosa, questi non sono relazionati tra di loro in vincoli, ma sono totalmente fissati nel vuoto, nello spazio di invento. Uno potrebbe dire: ma no, così non è giusto lavorare. Ed è vero, dipende dai casi, diciamo così, però tendenzialmente è meglio svincolarli ed usare cioè togliere il vincolo nello spazio e vincolarli correttamente. Non è strettamente necessario per nessun motivo. Diciamo che io adesso lo farò solo per farvi vedere che cosa accade. Lasciamo vincolato il primo corpo come si fa di solito e andiamo a togliere il vincolo. Ora chiaramente il mio pezzo, scusate, ho tolto questo qua. Ora il mio pezzo, come vedete, si può tranquillamente muovere. Andiamo a fare i vincoli normali. Eccolo qua. Allora, avevo lasciato 1 mm di gioco, quindi possiamo lasciarlo anche qua. Preso la versione inglese, ma non c'è problema. Eccolo qua. Ora in tutto per tutto uguale. Ma qual è la potenzialità veramente divertente del multibody? Che se io torno nella mia parte e vado a ritrovare questa lavorazione e cambio i solidi, torno di qua, non è cambiato niente. No, qua c'è l'aggiorna che è sempre utile. Eccolo qua, con la possibilità di poterlo muovere. È divertente, vero? Giocando semplicemente nelle mie parti, posso divertirmi e farmi tutto quello che voglio. Voglio fare. Ovviamente i vincoli sono corretti solo se non creo delle geometrie tali che i vincoli non siano più appropriati, ma lo potete ben immaginare voi. Tra l'altro io posso fare anche queste lavorazioni dopo disattivarle, andare a togliere negli assiemi per togliere negli abaci, perché su magari possiamo parlare di body di costruzione che non sono fini all'oggetto finale, alla mia parte meccanica, al mio assieme, ma sono semplicemente legati a delle relazioni. Ecco, sono molto sintetico anche su questo tipo di pillola, mi fermo qui. Potenzialmente dopo potete fare tantissime cose con questo gioco qua, ma lo so che se mi seguite avete ormai cominciato a sviluppare una certa intelligenza, diciamo, spaziale, nonché tecnica nell'uso dell'inventor. È tutto. Se qualcosa mi è sfuggito, qualcosa non è chiaro, chiedetemi magari, perché su multibody forse sono stato troppo essenziale o forse non è facile fare una pillola. Ma magari se mi chiedete qualche particolare in più o in meno, me ne faccio un'altra, magari in una seconda parte o in una terza parte. Mi raccomando, statemi bene, alla prossima pillola!